La protesta contro la Colacem di Galatina continua. Il comitato dei cittadini che dice no al coincenerimento di combustibile derivato da rifiuti, ovvero CDR, prosegue la sua lotta. Lo fa ad alta voce, manifestando la propria paura e spavento per gli effetti che l'attività dell'impianto potrebbe avere sulla propria salute. Chiede ai politici di esporsi, di fermare il progetto dell'azienda che avrebbe dalla sua parte, questa l'accusa, non poche sudditanze e complicità. Complice sarebbe soprattutto, secondo i dissidenti, la divisione politica che ruota attorno alla questione, che non lascia tranquilli nel frattempo i cittadini anche dei comuni limitrofi a Galatina. A poco hanno portato finora la petizione popolare e i consigli comunali, che si sono espressi negativamente sull'incenerimento, promuovendo invece la strada di uno sviluppo ecocompatibile. Intanto, a fianco del comitato, si mette Nando de Sud Sound System. Il leader del gruppo salentino parla di interessi industriali che vogliono rapinare e devastare la bellezza e la qualità del nostro ambiente e inficiare il nostro diritto alla salute. Se pensano casino scemi, il problema è questo. Pensano che la gente, pensano che agli salentini li puoi fare qui gioca qui, tanto se stanno citti. Effettivamente, sino a qualche anno fa le cose stavano così. Poi ci siamo accorti che questo costa caro sulla pelle, eh? Ognuno di noi si ritrova dei parenti nel letto o peggio ancora sottoterra, i medici ci hanno spiegato perché la gente si ammala, ci hanno spiegato perché si ammalano i bambini, i giovani, quando questo non dovrebbe succedere. Succede perché l'ambiente, la terra e l'acqua sono sature di agenti patogeni che ci fanno ammalare. Ma queste cose alla Colacem non l'hanno capito. Il territorio di Galatina, Soleto, Cutrofiano, Corigliano, Sogliano, Aradeo, come si evince dal piano regionale di qualità dell'aria, è già gravato dalla presenza di quasi il 50% degli impianti dell'intera provincia di Lecce, responsabili delle maggiori emissioni in atmosfera di gas nocivi. La popolazione farebbe già i conti con un numero sempre maggiore di casi di neoplasie, come confermato dai dati rilevati dal registro tumori di Lecce, rapporto 2010, riferiti al distretto di Galatina. Ma non hanno capito che finché ci saranno fabbriche che creano problemi all'ambiente, queste fabbriche saranno un problema. Colacem, svegliatevi, avrete tutta la gente contro, non vi daremo tregua. Finché avremo parenti all'ospedale, negli oncologici, finché vedremo bambini ammalarsi di tumore, non avete tregua. Spenderemo tutti i nostri giorni a scendere in piazza, a protestare, a rompervi i timpani per farvi capire che quel tipo di industrie ormai sono morte, devono sparire. Non esiste e non deve esistere una fabbrica che per trarre profitti inquina con il ricatto occupazionale. Bruciare il CDR significa prostrare la terra, rovinare il Salento irrimediabilmente. Come già oggi come oggi dovremmo lavorare per migliorarlo, per pulirlo, e voi invece volete metterci proprio il tappo sopra. Salentini, la terra è vostra e nessuno può venire a mettervi la croce in casa. È già successo, eh? E il periodo delle croci ormai è finito.